Palermo è straordinaria perché è il luogo o uno dei luoghi più vicini alla profondità dell'abisso, quindi assolutamente vicino all'esplosione. Scenico straordinario, mi sono ispirato a quelle cose per fare teatro, continuo a fare teatro immaginando di essere o naturalmente trovandomi nella Palermo di 50 e più anni fa, laddove in qualche modo i problemi, la violenza sopperivano a una specie di situazione mortale che c'è oggi, una specie di mistificazione continua che appartiene alla città di oggi, quantomeno. In quegli anni Palermo era assolutamente vera, viva. È chiaro che non erano accettabili le violenze estreme, la fame. Però se la rapportiamo alla Palermo di oggi, e vabbè, non voglio dire una bestemmia, ma io preferisco quello. E non solo perché ero un ragazzo.